Ciao a tutti, sono Rossana Prezioso dello staff di Trader Link. Oggi con me Pietro Di Lorenzo, fondatore di SOS Trader, nonché di tutti quanti gli eventi investing che conosciamo ormai da diverso tempo. Prima di tutto, come sempre, ringrazio Pietro per essere qui con me oggi. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito e un saluto a chi ci ascolta. Allora, vediamo un poco, una panoramica sui mercati, quello che sta succedendo e magari anche qualche notizia interessante, qualche titolo interessante o anche qualche situazione in generale interessante che può essere sfruttata da chi opera sui mercati. Con te Pietro facciamo quindi una panoramica, ti lascio la parola e vediamo cosa sta succedendo. Guarda, Rossana, se dovessi scegliere un aggettivo per commentare queste 74 sedute del 2019, direi assolutamente sorprendente. Almeno per quanto mi riguarda, vedere un mercato italiano a quasi più 20% nel giro di poco più di 3 mesi è qualcosa che mi lascia veramente sbalordito. Non pensavo una forza del genere. Se ci pensi, più 20% è un rendimento che accontenterebbe anche chi magari ha investito per 3 anni. Se fai più del 6% all'anno, mediamente il risparmiatore è più contento. Invece questa performance straordinaria l'abbiamo conquistata nel giro di pochissime settimane, perché l'impressione è che il mercato a dicembre scontava degli scenari abbastanza restrittivi in termini di politica monetaria. Soprattutto in America si scontava un incremento dei tassi, forse anche 2 o addirittura 3. In realtà le cose sono andate diversamente, adesso sembra che tutto rimanga com'è lato tassi in America, e quindi la situazione, c'è stata una sorta di repricing e tutto è salito. È ancora più sorprendente l'Italia, nonostante lo spread galleggi sempre su livelli alti e la situazione dell'economia è quella che è, il mercato spinge forte. E se ci pensi, la proiezione di questo movimento, cioè se continuiamo a salire così, il mercato dovrebbe chiudere a 70-80% più, cosa che mi sembra assolutamente improbabile. Quindi l'idea di fondo è che a breve arriverà una correzione, arriverà uno storno, perché è naturale che arrivi. La domanda chiave è: arriverà nelle prossime sedute oppure il mercato arriverà fino alla stagione dei dividendi, incasserà i dividendi e poi magari scattano le prese di profitto? La mia idea è che questa settimana è importante. Ricordo che è stata una settimana particolare perché venerdì i principali mercati rimangono chiusi, fra l'altro Piazza Affari rimane chiusa anche lunedì, e fra l'altro ricordo che anche le prossime settimane saranno peculiari perché abbiamo 25 aprile mercato aperto in Italia e 1° maggio mercato chiuso, quindi delle settimane sempre corte di 4 sedute. E quindi in realtà l'osservazione è che questi sono momenti chiave. Perché? Perché iniziano a arrivare i risultati. Risultati dall'America, ci sono i big delle banche che iniziano a pubblicare i numeri trimestrali: Citigroup, Goldman Sachs, Banca America, BlackRock, tra lunedì e martedì. E poi entra nel vivo anche la stagione delle trimestrali sul fronte delle azioni italiane. Avremo Campari, Moncler, Amplifon, Saipem, Unipol, insomma una bella sfilza di risultati. Quindi attenzione, perché da qui c'è uno snodo importante. Se i risultati saranno all'altezza delle aspettative, probabilmente il mercato tiene, ma viceversa dei risultati minori rispetto, meno buoni rispetto a quanto già stanno scontando i prezzi, potrebbe essere la scintilla che potrebbe far scattare le prese di profitto. Quindi in sintesi, chi ha avuto l'abilità, la capacità e la bravura di entrare proprio in apertura di anno probabilmente farebbe bene, secondo me, a liquidare almeno un terzo della posizione e accontentarsi di questo profitto straordinario che è stato conseguito in così poche settimane. Quindi ottimismo, il trend è il nostro amico, però effettivamente siamo su livelli molto tirati, sui massimi annuali, secondo me qualche presa di profitto ci può stare. In pratica, occhi aperti, perché siamo ad un bivio e quindi è sempre bene aspettarsi uno sgambetto che potrebbe venire, ma forse anche no. Sì, diciamo fisiologicamente è difficile immaginare che la trend line, il canale rialzista che sta guidando la salita dei prezzi, rimanga così ripido. Ribadisco, vorrebbe dire che l'indice chiuda a più 80 e mi sembra una cosa, chiude l'anno a più 80 e mi sembrerebbe una cosa abbastanza difficile.
difficile che accada. Quindi, detto ciò, un consolidamento e una fase correttiva sarebbe anche, secondo me, un'ottima opportunità per ripartire con maggior brio, nel senso che un mercato è come un atleta che corre ormai da 3 ore, inevitabilmente, nonostante sia allenato, le pulsazioni e i battiti sono molto vicino al massimo, e quindi se lui adesso rifiata un attimo probabilmente può riprendere la corsa con maggior vigore, però ritengo che sia necessaria una fase di consolidamento prima di immaginare una nuova gamba rialzista. Quindi i mercati, insomma, voglio dire, non possono salire per sempre, e quindi queste fasi di storno potrebbe essere anche un'opportunità per chi non ha avuto la capacità di entrare a dei prezzi interessanti. Adesso ha paura, perché effettivamente si ha un po' di timore a entrare, che ne so, su titoli come Azimut, che hanno guadagnato più del 60% a inizio anno, e quindi uno storno potrebbe essere anche un'opportunità per entrare a prezzi più ragionevoli. Perfetto, analogia felicissima, ottima panoramica, io ti ringrazio e con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie mille, un saluto a te e a tutti i telespettatori.